Fatemi sapere se va, ragazzi. Se va un pochino meglio, altrimenti non so come fare, non so come fare, mannaggia. Fatemi sapere. Fate tap tap e condividete, ragazzi, anche questo aiuta tanto, fa andare nei per te, dovrebbe creare meno problemi. Poi non so, Fatemi sapere, eccovi. Rieccovi, ragazzi, fatemi sapere se va meglio. Perché può essere pure che stavano segnalando, come al solito. E io ormai c'è la TikTok, è il male assoluto. Rieco, mi vedete bene adesso? Ciao Margherita, ciao Madre Terra, Sabrina, Carlo. Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo in 3 secondi. Sì, sembra probabile allora che mi stavano segnalando la live. Cioè, raga, ormai quando diventi... Allora, adesso sembra che... Dirò questa cosa perché sembra che me la tiro, assolutamente no. Però quando inizia ad essere scomodo, ti rompono tanto le bolle. Fra, eccoti! Allora, se mi vedete bene adesso, vuol dire che forse mi stavano segnalando, come al solito. Eccomi, sì, eccomi! Quindi diamo per quasi per certo la mia teoria che c'era qualcuno al di là che rompeva le puntini, puntini. Mi sono perso la risposta. Aspetta, di che stavamo a parlare? Ricordami, ricordami, ti prego. Io lavoro con. Nasco come celtista, quindi come strega celtica, e pratico come rituale di base molto quelli celtici, quelli di base di orientamento celtico. Però nel mio percorso di evoluzione mi è capitato di lavorare anche con altre divinità. Diciamo che loro intervengono dall'altro lato sotto vari aspetti, quindi non solo come pantheon celtico, ma dipende se hai bisogno di lavorare su un determinato evento della tua vita o su un qualcosa della tua vita che devi migliorare. Ciao Tiziana, accendi un palo santo durante le live e purifica il telefono. Ma magari il telefono, qua andrebbe purificata la testa di certa gente, cioè ti giuro, guarda, è assurdo. Pensa che lo sciamano mi ha curato con il colostro bovino, sono rinata. È vero, sono, diciamo, allora, soprattutto quello dei druidi e degli sciamani sono delle ritualistiche molto molto potenti, ma anche molto efficaci, un po' disgustose in certo caso, però molto molto potenti. Per questo dico, non rimanete chiusi ad un solo pantheon, ma apritevi all'idea che le divinità nei loro vari aspetti, ad esempio Lilith, Hecate, Brigitte, che è una sola divinità con vari volti, ok, nei suoi vari aspetti vi aiuta a lavorare su determinate cose che vi servono a voi nella vostra evoluzione animica, sia magari per sciogliere nodi karmici, sia magari per risolvere questioni in sospeso da vite passate, sia perché magari in questa vita vi serve sapere qualcosa o dovete migliorare voi qualcosa in questo aspetto della vostra vita, quindi mai dire mai. Imparate a lavorare con varie divinità e le divinità si mostrano a noi sotto vari aspetti proprio perché in questo modo noi possiamo più facilmente lavorare con loro. Davvero? Cioè, nel senso che in quella che è la mia esperienza, ma non solo la mia esperienza, si è capito che le divinità sono quelle, so per dire, sono 10, ok? Ne sembrano 30 perché vengono chiamati con nomi diversi. In realtà il fatto che noi le chiamiamo con nomi diversi vuol dire che stiamo chiamando la stessa divinità, ma con degli aspetti, delle peculiarità diverse tra di loro. Ecate sotto determinati aspetti è la dea delle streghe, la madre delle streghe, la protettrice dei crocevia, ma anche dell'aldilà, perché è colei che ha sottomesso la morte. Se io invoco quella divinità con il nome di Lilith, la sto invocando perché ho delle questioni irrisolte mie personali, devo lavorare con una parte istintuale mia, soprattutto la parte su puntini puntini, oppure ecco, devo lavorare con degli istinti più bassi ancora, devo lavorare per esempio sulla rabbia, ok? O devo essere un po' più vendicativa, perché Lilith è un'entità abbastanza vendicativa. Un'altra parentesi,
Dubitate tantissimo di quelle persone che dicono io sono Lilith, non nel senso io su TikTok mi chiamo Lilith, che qui ne ho tanti per carità, ma proprio chi se pensa di essere Lilith, perché non è così. Erano segnalazioni, visto, ma io lo sapevo, ragazzi. Purtroppo, più inizi a dire le cose come stanno, più inizi a parlare senza peli sulla lingua, dire la verità. Io questo lo noto anche quando faccio live di cartomanzia, cioè la gente mi segnala perché mentre loro imbrogliano per spillare soldi, soprattutto nel privato, io questo non lo faccio e quindi ecco che sto scomoda perché la gente poi si rende conto e viene di qua. Diciamo che la divinità è la stessa, ma la chiami esatto, la chiamo in modi diversi perché con quel nome quella divinità ha delle peculiarità diverse, ti fa lavorare su cose diverse, capito? Sembra un po' complicato, però in realtà poi quando pratichi ti rendi conto che non lo è. No, non sono Wiccan. La Wicca è una non me ne voglio a chi lo è perché non lo sto dicendo in senso negativo. Io sono celtista. La Wiccan è un movimento New Age, cioè una sorta di filosofia più che religione, che però è nata nei tempi moderni, cioè tra gli anni 60 e 70 del Novecento, con Sendener e Gardner, che hanno preso tanto dai culti antichi e un po' modificata a piacimento. Quindi non è che mi ci sto scagliando come qualcosa di negativo, cacca pupù, però diciamo ecco è un movimento più hippie New Age rispetto alle altre religioni. Manifesto la sua forma vendicativa, esatto, bravo Ago, tipo Ecate, cioè hanno quelle piccole sfaccettature diverse, quindi è come se noi dicessimo sì, le divinità sono 10, però hanno 3, per dire, è un numero a caso, però hanno 33.000 nomi diversi, santo caccapupù, e quindi hanno svariati nomi perché hanno poi delle peculiarità diverse. Hanno impronte energetiche uniche un po' come noi, tipo impronte digitali, intendi? Il funimondo è una mia grandine come noci, mamma mia. No, da me ultimamente per fortuna non sta piovendo, fa un caldo bestia. Però, esattamente, potrebbe essere nessuno. Sai qual è la cosa bella, no? Io lo dico sempre. Nessuno è morto ed è venuto dall'altro lato a dirci come funziona, no? Quindi potrebbe essere, diciamo che noi le divinità, ma questo credo anche un po' il cristianesimo, che poi fanno confusione. Immaginate le divinità non in modo antropomorfo, perché noi le immaginiamo in forma umanoide per renderle più simili a noi e al nostro cervello più comprensibile, no? Più accettabile, altrimenti impazziremmo, ragazzi. Ma sono pura energia. Ora, chissà se quella energia effettivamente può lasciare delle tracce, come no? Però sono di pantheon differenti, sì, può essere. Conosci Maria Sabina, di lei erano andati anche i Beatles, ecco, vedete. Poi più diventi famoso. Nominato Lilith ed Ecate come la stessa unità, ma con aspetti differenti. Conosci Maria Sabina, verissimo. Mi sto recuperando, eh. Sì, potrebbe. Raga, può anche essere che in realtà magari dall'altro lato non c'è niente e finisce tutto qui, dubito, perché tante situazioni che succedono, a volte non sappiamo dargli una spiegazione. Può essere, perché ragazzi, vi ripeto, le divinità, a prescindere dal culto a cui appartenete, cristiano, musulmano, cioè immaginate le divinità o il divino come un'energia molto potente, molto forte, no? Ma allo stesso tempo, appunto, è energia. Può lasciare un segno, nessuno può dire, magari non l'unico, cioè non l'energia creatrice di tutto, ma magari le divinità secondarie potrebbero lasciare, chi può dirlo? Magari noi ancora non siamo arrivati scientificamente a riuscire a provare questo. Esatto, la scienza spiega molte cose, ma non tutte, bravissime. Esatto. Ecco perché io tendevo a sottolineare che noi non andiamo contro la scienza, anzi, noi camminiamo di pari passo alla scienza, perché ci aiuta a capire il creato come è stato fatto, nei suoi atomi, nelle sue composizioni, noi come siamo fatti fisicamente. Noi siamo veramente speciali, è vero, cioè alla fine, raga, in nessun pianeta c'è una forma di vita come la nostra, vero, esatto, c'è un'anima oscura, ma il bello è proprio questo, cioè
Non possiamo dire siamo le uniche forme di vita, perché sarebbe un atto egoico assurdo, ma come siamo noi, questo sì. Quindi chissà se ce ne sono altre e queste altre come sono state create. Come stai, animo oscura? Ma in realtà poi l'esigenza, ragazzi, noi dicevo anche con il trucco, no? L'esigenza di rendere quanto più simile a noi le divinità c'è in tutto, dalla nascita dell'uomo fino ai giorni nostri. Le divinità non hanno corpo, le divinità sono energia pura. Il divino unico, così come le divinità secondarie, sono pura energia che vivono in livelli superiori dell'universo, tipo la teoria delle stringhe, no? Se avete presente un po' come funziona il multiversi, gli universi paralleli che si intersecano poi tra di loro, e questo intersecarsi di questi livelli poi porta ai cosiddetti fenomeni paranormali, no? Quelli che noi ancora non riusciamo a capire. Ma sono energia pura, noi la immaginiamo in forma antropomorfa, rappresentiamo in forma antropomorfa per renderla più simile a noi, per renderla accettabile al nostro cervello, perché ovviamente il cervello tutto quello che non conosce lo vede come un qualcosa di ostacolo o di eventuale pericolo. Quindi un rendere noi quelle energie simili a noi le rende quindi più accettabile come qualcosa di conosciuto, no? Anche con le moire non è facile, eh? Ciao Gianni! Morto di caldo, morsi di zanzare, benvenuto nel club. Ce ne sono altri pianeti con la vita. Ma sì, ma pare che proprio a livello scientifico ne stanno scoprendo. Correggetemi, se sbaglio, però ne stanno scoprendo svariati, dove almeno per quella che è la conoscenza della vita umana, cioè per come siamo nati noi come vita, no? Con l'aria, l'acqua, eccetera, per quello che è la nostra concezione, qualche altro pianeta è uscito fuori. Margherita, mi sono persa te? Comunque non possiamo avere dei buchi nella nostra aura da dove escono le energie, come si fa a riparare? Buchi no, l'aura rimane quella, può cambiare, infatti per questo cambia colore, in base alle esperienze che noi stiamo avendo nella nostra vita. Quindi molte volte, ecco, poi l'aura ha un colore, ha svariati colori, proprio perché in base a quei colori rappresenta un nostro stato d'animo, una nostra difficoltà o un nostro percorso che stiamo affrontando. Quindi rompere no, però può variare sì in base a quello che noi stiamo vivendo, un forte trauma, un forte lutto, un forte risveglio spirituale, per esempio. Con le zanzare so di essere buono. No, ogni animale, per quanto le possiamo odiare in quel momento, ogni animale fa parte del creato e quindi ha una sua funzione. Può anche cambiare forma, Laura, esatto. Sì, può avere delle variazioni, eh. Questo sì, non. Ok, quindi vi ho recuperato, sì, scusate, ogni tanto ho il terrore di perché poi mi metto a parlare, quindi nel parlare mi perdo i vostri messaggi. Ma grazie a te, anzi fatemi tante domande, ragazzi, io sono sempre curiosa perché poi si crea quel dibattito e anche io imparo tante cose. No, con quelle no. Con quelle no, più che altro ho lavorato molto con Ecate, con Lilith, anche con Lucifero, Cernunnos. Assume una forma nei nostri sogni, vero Volva, è verissimo. I sogni sono una componente molto importante. Di nuovo, già stanno a segnalare, manco il tempo de. Mi vedete? Ragazzi, facciamo una cosa. La prossima live, magari non settimana prossima, ma ragazzi, segnatemelo voi moderatrici. Facciamo una live con voi, quindi mi raccomando, Ago, Fra, Margherita, magari ecco, saliamo, salite in live e facciamo una live così. Solitamente non lo faccio mai, non faccio salire mai nessuno, però ogni tanto, una tantum, lo concedo, diciamo così. Sì, bravo. Ragazzi, io vi ricordo una cosa, adesso che parliamo, se vi va, vi interessano questi argomenti che porto in live. Porto
nei video, ovviamente qui su TikTok, ma anche su YouTube, nei post di Instagram e Facebook. Se vi va, potete anche accedere al mio canale libero di Telegram. C'è un link, si chiama Link Free, qui sul mio canale TikTok, che vi riporta a tutti i miei social, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram libero, dove potete accedere. Accedete in automatico, verrete inseriti poi in automatico anche nel gruppo avvisi, dove metto tutti i link di tutte le cose che posto e dove le posto. Però ecco, è una bella famiglia che si sta ingrandendo a mano, dove parliamo di queste cose, facciamo anche quattro chiacchiere, non è solo esoterismo, trovate anche me. Quindi se vi va, ecco, di aggiungervi, siete, diciamo, a me farebbe piacere. Così diciamo, ci confrontiamo anche lì. Così, ricordami questa cosa, perché se riesco lunedì, che io lo dovevo portare oggi, ma non è stata cosa, perdonatemi, la live sulle sorelle Fox, che pure mi era stato consigliato dagli abbonati, e quindi volevo portare quella per non farle aspettare troppo. Però ecco, magari l'altro lunedì ancora, se vi va, possiamo fare appunto questo progetto, insomma, ovvero farvi salire un po' alla volta tutti, e così che ci confrontiamo anche a voce. Ogni tanto, non dico sempre, però ecco, ogni tanto fare queste live così mi piacerebbe. Le sorelle Fox sono molto interessanti. Abbiamo parlato di Eusapia Palladino, la medium italiana. Ho detto ok, parliamo anche di loro, me l'avevate consigliato. Ragazzi, se volete fare come stanno facendo questi ragazzi, al quale io prendo i video abbonati, appunto, se vi va potete anche abbonarvi al canale. Avete tante agevolazioni, come ad esempio scegliere gli argomenti da portare in video e in live. Ci metto un pochino, ma perché sono da sola, ragazzi, faccio tutto io. Ci metto un pochino, però arrivano sia quindi gli argomenti nelle live che nei video. Potete avere delle emoji personalizzate, dei contenuti personalizzati per chi appunto poi è appassionato anche di letture di tarocchi. In live potete avere anche le letture gratuite. Ho cercato di venire incontro un po' a tutti. Devi salire per essere ospite, però ragazzi, mi raccomando, non è per denigrare o per razzismo, però non minorenni, ragazzi. TikTok non consente ai minorenni di salire ospiti nelle live, quindi potreste crearmi dei problemi. Vi chiedo scusa solo e solo per questo. Quindi chi è minorenne, mi raccomando, sa che non lo posso far salire per questo motivo, potrebbe crearmi dei problemi. Tendo a precisare solo questa cosa, poi per il resto non c'è problema. Quindi scusa, non è regola mia, non è politica mia, è politica di TikTok. Io sono a favore dell'aborto, regolamentato, però sono a favore perché credo che sia un diritto della donna scegliere. Però premetto, ho un concetto di permissivismo dell'aborto forse un po' particolare. Perché dico regolamentato? Perché oggi dico ci sono tanti modi per non concepire. Ci sono metodi di contraccezione diverso, ovviamente. Tramite studio medico, perché anche se avete delle allergie è importante, e quindi conoscere queste cose. Quindi diciamo che il metodo per non incorrere, passatemi il termine, che è pesante, perché per me è pesante, non incorrere in gravidanze indesiderate, c'è. Quindi diciamo che io lo regolamenterei in base ai casi. Lo so, scusami, non è regola mia, però è regola di TikTok. Per legge non posso far salire i minorenni, scusatemi, non lo faccio con cattiveria, davvero, vi chiedo davvero scusa. E non dipende da me. Oh no, vi chiedo scusa, ragazzi, è solo una. Ci tengo a precisarlo perché è una regola di TikTok, purtroppo. E infatti anche i miei nipotini a volte quando sono entrati li ho cacciati via quasi a calcio, perché ho detto non entrate che TikTok mi blocca. Io quando farò i 18 anni, mi raccomando ragazzi, quando fate i 18 anni ci devo essere, dobbiamo festeggiare. Che bello, sono contenta se posso esserti stata d'aiuto. È un'opinione per un sondaggio scolastico, anche io sono a favore, esatto. Ti ripeto, solo lo regolamenterei più che altro, perché altrimenti diventa, a parte perché c'è da dire che i metodi contraccettivi aiutano anche contro le malattie, quindi il far passare magari l'aborto libero fa passare purtroppo anche il messaggio sbagliato del ma sì, vai,
anche senza, no? Tanto nel caso posso abortire. In realtà serve anche come protezione, no? Contro malattie trasmissibili. E tendo a precisarlo perché purtroppo in Italia c'è sempre una cattiva informazione su quello che è appunto l'aspetto fisico, perché devo stare attenta a cosa dico in live, però l'aspetto fisico del termine, no? E ne andrebbe parlato molto di più a scuola. Quindi diciamo che andrebbe regolamentato in casi davvero molto importanti, andrebbe analizzato caso per caso. Quando Fra, che se c'ho tempo passo anche da te o comunque passo da voi se fate live, e non so se voi già le fate o comunque quando sarete maggiore, se quando sarete maggiorenni le farete volentieri, mi dovete subire, mi dovrete subire tutti. Certo, io se posso, perché ho tanti 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 impegni, ma non tanto sui per i social in sé per sé, ma proprio impegni privati, quindi se riesco anche solo una toccata e fuga la faccio volentieri, perché ragazzi voi prima della lavare non potete immaginare, io capelli rizzati così in testa. Voi mo mi vedete tutta tranquilla, ma fino a poco fa ho combattuto anche con le belve feroci. Non avete idea. Quindi cerco un po' tra lavoro, vita privata, registro dei contenuti, cerco di ritagliarmi sempre del tempo, però ve lo prometto. Troppi impegni. Cioè io pensavo di avere una vita piatta e misera nel mio privato, e invece è fin troppo movimentata. Non l'avevo chiesta così movimentata. Infatti c'è stato un attimo che mi stavo addormentando e ho detto secondo me farò la live con lo scotch sulle palpebre per restare sveglia. Anche qui c'è un bel argomento da portare, perché per me sono persone che del satanismo non hanno ben compreso, ma in realtà io penso che almeno da quello che ho potuto vedere del mio percorso, sia quelli non, che si professano nazisti che quelli che si professano non nazisti, in quelli che ho potuto incontrare, soprattutto sui social, mi hanno dato un po' l'idea di non aver capito un ciufolo completamente di quello che significa essere satanisti, ma proprio in generale. Però nello specifico, gli nazisti li trovo un po', non me ne vogliate se lo sapete, però un po' psicotici, diciamo così. Cioè sono quelle persone che hanno davvero travisato non solo il culto pagano, ma anche il culto cristiano. Scusami Marghe, perdono, non lo faccio apposta. Dimmi qual è il talismano più potente al mondo. Ce ne sono tanti, di talismani potenti. Uno è sicuramente il Triskele, ma c'è anche l'Ankh, che è molto importante. Se trovo vi faccio vedere anche un altro che avevo, io l'ho disegnato una chiavica, l'ho preciso, dove cavolo l'ho buttato? Un altro per esempio che è di protezione, però ve lo devo far vedere perché altrimenti non ve lo so descrivere. C'era? Sì. È questo qui, che ha una pronuncia impronunciabile. Aspettate che muovo lo specchio a TikTok un attimo solo. Ecco qua. È praticamente questo qui. Non so se lo riuscite a leggere. Fatemi vedere se così lo si legge oppure lo devo mettere tutto al contrario. No, penso di sì. Allora, io lo pronuncio sempre in una chiavica, perdonatemi. Egismur è un simbolo di protezione. Perdonate, la mia pronuncia è sicuramente una chiavica, ma proprio in assoluto non c'è manco l'ombra di dubbio, che è appunto un simbolo molto potente di protezione, insieme al Triskele, che hanno origine appunto norrena e vichinga. È rappresentato così, è la mucca, il suo animale simbolo. Aspettate, mi sono perso. Ce ne sono tanti, però, ragazzi, quindi se ne conoscete altri, quelli sono i più antipatici, vero? I gossip, sapete, ragazzi, io sono molto osservata dall'esterno. Una volta in una live ho detto che avevo trovato una testa di mucca collegata al demone Moloch. Questa mi fa, ma stai pazzo?
paragonando un demone a una mucca, i demoni sono bellissimi. Vabbè, non ci ha capito una ceppa, è già chiaro. Far diventare un oggetto un talismano infondendolo di energia, certo, Giorgio, che puoi. Sta per uscire uno dei miei video a breve su YouTube che parla anche di talismani, ma lo trovi anche qui su TikTok, uno dei miei primissimi video. Puoi personalizzare i tuoi talismani non solo con la protezione o con un'energia in particolare, ma proprio in base a quello che ti serve. Vediamo, il talismano più potente al mondo non è avere nemici. Quello è un po'. Quello, se me lo pot ecco, magari fammene sapere qualcosa in più, Marghe, che sono interessata a non avere nemici, ma la vedo impossibile, appunto. Io ne sono pieno, bravissimo. Ma a volte nemici neanche perché tu hai fatto qualcosa di male, e a volte è anche dettato dall'invidia. Io quando dico sono molto osservata è proprio per questo. Lo puoi fare, io lo consiglio di farlo in luce, in luna crescente principalmente, o in un esbat, cioè in luna piena, e poi lo lasci a caricare in energia lunare. Lo puoi infondere anche con acqua di luna, con alcune gocce di acqua di luna, per esempio, che lo potenzia tantissimo, eh. Dei bigotti, ah vabbè, stendiamo un velo pietoso, ma non parlo solo dei bigotti, magari cristiani che qui ne vanno per nominata, ma proprio dei bigotti in generale, perché io di bigotti. Mi vedete? Ci sono? Mi vedete? Stanno di nuovo segnalando? Ah dai, almeno un altro quarto d'ora fatemelo fare. Mi devo preoccupare, ma. Ah no, dici in senso positivo, Margherita? Ok, mi si vede che stavo a di parlo ecco di bigotti in generale, perché ce ne sono tanti anche nel mio culto, di gente che non sa niente, però se credete sape tutto, li odio tanti. Cioè, raga, perdonatemi, io cerco, chi mi conosce da molto tempo sa che io sono una persona molto tranquilla, molto calma, aperta al dialogo, alla comprensione, ma quando mi trovo sti soggetti così mi parte l'embolo, purtroppo. E diciamo che mi sfilo momentaneamente la corona. Chi mi ha assistito prima inizio live con quel Giorgio, che non è un bigotto, ma vi fa capire la deficienza che c'è in giro. Lì lo so, ho detto una cattiva parola. Chiedo scusa, però quando ce vo, ce vo. Quando ce vo, ragazzi, mi faccio via per i fondelli fino a un certo punto. Stavo per ridirla quella parola. Oh, grazie. Prima di diventare cristiana e pagana eri cristiana? Sì, la mia famiglia è ancora tuttora cristiana. Però ecco, ho anche il battesimo e non rinuncio, non perché, come dicono molti, no, il battesimo non si toglie, rimane con te, lasciate stare, ma perché lo reputo un gesto di protezione fatto dai miei genitori a fin di bene, quindi al momento lo tengo. Però sì, vengo da una famiglia cristiana, poi verso i 14-15 anni ho cambiato completamente. Non ridere. Cos'è successo? Niente, praticamente è arrivato sto tizio. Io avevo appena aperto la live da pochi minuti, eravate in pochi. Non stavo manco. Allora, mi avesse visto con le carte in mano. Cioè, stavo a parlare così con voi. Per farsi le carte non fai live. In che senso, Silvio? Aspetta, mi sono persa. E quindi praticamente stavo incuneando discorsi tipo lo shop di volta la carta, queste cose qua. E questo è ritornato, perché io questo me lo ricordo, c'era già in un'altra live. Non mi ricordo un cazzo, però la gente scema me la ricordo tutta. E è arrivato di nuovo minacciando, ma io mando alla polizia postale, e non ce l'ho fatta più. Perché ho detto, perdonami, numero uno, seppure lo facessi, lo sto facendo su TikTok. TikTok è una piattaforma pubblica con un algoritmo, con della gente dietro, che se vede o mi segnala, me la toglie. Cioè, se fosse illegale, nessuno di quelle, soprattutto quelle che poi qua sopra ci stanno per imbrogliare, che è un altro paio di maniche. Poi chiudiamo la parentesi, che altrimenti mi parte la vena. Sì, diciamo che lo faccio il martedì e il venerdì al momento, dalle 3 alle 4 del pomeriggio, 4 e mezza del pomeriggio. E praticamente sto tizio, insomma, è venuto e io mi sono incazzata, perché ho detto, a parte che su TikTok lo fanno gente assurda che veramente, ragazzi, lo fa per spillare soldi, io lo faccio un'ora giusto per stare anche in compagnia con voi, e
Ma soprattutto la cartomanzia è legale in Italia, quindi per chi non lo sapesse, la cartomanzia ufficialmente è legale in Italia, basta che hai partita IVA. Ovviamente poi sta a discrezione delle persone, uno non farsi prendere in giro, due non truffare, anche questo. Io sono pagano ellenico e ho detto ai miei genitori, non mi parlano da allora, glielo ho detto a Natale. Allora, tu quello che devi fare, allora ti capisco perché non è facile. Il consiglio che ti posso dare è fargli capire piano piano, piano piano, che quello che tu stai facendo non è un percorso negativo, un percorso malvagio, ma c'è appunto del bene, anche quando parliamo di purificazioni, appunto. Soprattutto non fare a minori, ecco, magari non fate salute, gravidanza, ragazzi, che sono comunque temi sì che puoi vedere, ma comunque le tarocchi appartengono alla pseudoscienza. Qui non è che c'è una scienza fissa che ti può dire sì, effettivamente così o no. Quindi diciamo, ecco, evitate minorenni, evitate persone che capite, percepite particolarmente fragili in quel momento, e evitate, ecco, salute e queste cose qui. Sempre meglio i dottori, esatto, ragazzi. Purtroppo, ma voi ve ne accorgete, perché quello che mi è capitato quando faccio, per questo a me adesso iniziano a segnalare tanto, perché io nel momento che faccio le mie live, a prescindere che siano quattro chiacchiere, argomento abbonato, perché io al momento le live le faccio qui. Poi se riesco a migliorare anche la mia linea internet nei prossimi mesi, mi sposterò anche su YouTube, cioè non è che abbandono TikTok, cercherò di farle anche su YouTube. Praticamente io cerco di rispettare l'altro, vedo l'altra persona, cioè percepisco l'altra persona. Se la percepisco particolarmente fragile, la trattengo dal fare queste cose. Perché? Perché io qualunque cosa direi, quella persona o capirebbe quello che vuole sentirsi dire o tartasserebbe ancora di più. E molti di loro ormai io sto sulla ceppa, perché molte persone che poi sono arrivate alla mia live, a prescindere da quello che stavo facendo, rimangono perché vedono la professionalità, vedono la genuinità, il fatto che io non lo faccio con secondi fini, e quindi restano. Esatto, anche il cartomante, oltre che divulgazione. Quindi il momento che tu inizi a divulgare in maniera seria, perché studi, perché pratichi, dai fastidio a chi lo fa per notorietà, per visibilità, ok? Così con le carte, finché tu lo fai perché ti fai donare, poi magari chi vuole una lettura privata a donazione libera, ovviamente, lo può fare perché impiego delle energie, non dico di no. Però nel momento che io lo faccio e io ti faccio capire, guarda, questa cosa si può fare, questa cosa no. Quindi vado contro il mio, no? Perché ce vai a guadagnare se tu lo fai per lavoro, quindi c'hanno un interesse. Nel momento che tu lo fai in maniera tranquilla, libera, e diventi un ostacolo. Lascia stare, io ho visto gente che intanto che leggeva le carte guardava il libretto, ecco, cioè, spiega, gente che dice che l'ha fatta con corsi online, e anche qui stendiamo un velo pietoso. Tu hai presente Totti? Perché Totti che ha fatto? E vorrei addentrarmi in questo mondo, ma mia madre è super religiosa e ti capisco. Io il consiglio che ti posso dare, inizia piano piano, in maniera proprio anche per acculturarti tu. Piano piano, piano piano, più cresci, più vedrai che magari la morsa si allenta. Diciamo che lei non è che lo fa con cattiveria, lei è cresciuta in quella religione, quindi giustamente dice quella religione per me è quella giusta. E non c'è niente da ridire, cioè non è una condanna, anzi. Quindi diciamo che si preoccupa che tu magari per età puoi incappare in qualcosa di cattivo, eh? Anche lì qua su TikTok molto bravo e professionale. Oltre a Franci, chi è? Chi è? Chi è? Rimandatemi il nome. Ecco, oltre a Franci. No, ma ci sono, ragazzi. Il problema è che siamo per le rare, soprattutto su TikTok. Ah, scusate la mia ignoranza, perdonate, quando ho letto Totti ho pensato a quel Totti, scusate, mi vado a sotterrare, scusate, ciao. Che figura di merda, scusi, scusate Totti se mi sta a guardare, mi perdoni. E io conosco un Totti solo, e manco bene perché manco seguo il calcio, mi posso andare a sotterrare. Come è bloccata di nuovo? Mamma, io non ce la posso fare, non ce la posso fare. Che
vogliono da me? Ma dai, ti prendiamo, ti perdoniamo. No, vabbè, poi quando mi fate i meme, per forza ci devo ridere. Cioè, come faccio a giustificarmi? Ti vediamo. Oh, finalmente. Oh, me fate fasti ultimi 10 minuti fino alle 7 e un quarto. Sto a sudare. Cioè, giuro, sto sudando con questa live. A voi si blocca me paranormale. Io sono le live paranormali, ragazzi. Come quando stavamo parlando di chi stavo parlando nella live paranormale. Io sono le live paranormali, ragazzi. Come quando stavamo parlando di chi stavo parlando nella live. Quindi rendete conto. Sì, ragazzi, la dimensione astrale, cioè, è un qualcosa di molto particolare. Laghi tantissimo, vabbè, tra 10 minuti a un quarto cerco di spegnere, dai. Ho capito. No, raga, preparatevi psicologicamente, ma qua non è tanto a me una questione di internet, ma proprio di gente che sta segnalando. Quindi sì, la dimensione astrale è una dimensione molto particolare che ti fa capire che in realtà il nostro corpo non è nulla. L'astrale, io ti dico la verità, inizialmente l'ho vista per puro caso. Tramite i sogni, prima sogni lucidi e poi trance. E quindi è successo per puro caso, tant'è vero che poi non riuscivo. Sembra strana detta così quello che sto per dire, sembra una cosa alla Harry Potter. Non riuscivo a rientrare nel mio corpo, soprattutto i primi tempi. Infatti, ancora oggi poi soffro anche di paralisi del sonno. È un mondo molto particolare. Si mostra ognuno di noi in un modo diverso. Io ti posso dire che a me si è rappresentato come se fossi nell'universo. E c'era questa lunga corda che mi faceva, cioè, se io guardavo verso il basso, vedevo il mio corpo. E questa corda che mi legava al mio corpo. Quindi dipende tantissimo. Oppure se fai sogni lucidi, ti rendi conto che giri nel tuo ambiente, ma non sei nel tuo corpo. Ma poi vedi gente che mostra anche rituale e te segnalano. A me segnalano perché do fastidio. E quello è il problema. Sì, ma anche perché tu vedi molto anche con il terzo occhio, non solo con la tua vista normale, vedi proprio anche con il terzo occhio, percepisci anche con il terzo occhio. Quindi descriverle è un po' difficile effettivamente, perché poi è una cosa soggettiva. E a parole ti rendi conto che hai difficoltà ad esprimere quello che vedi. Però quando ci arrivate, ragazzi, è bellissimo. È anche un modo in cui le divinità, gli spiriti si mostrano e comunicano. Piano piano, piano piano, ragazzi, allenatevi, iniziate ad allenarvi con la meditazione. Poi piano piano arrivate anche a quegli step lì. Poi dipende, a volte un'anima è più risvegliata, ci arriva da sola e trovate più difficoltà perché lì non lo riuscite a gestire. Ti segnalano perché dici la verità e dai fastidio. Viverla è semplice, ma descriverla non è facile, esatto. Ma non è ago che lo dico perché me la voglio tirare o perché io mi credo chissà chi. È perché effettivamente io dico quello che penso, dico quello che effettivamente è in quello che studio, in quello che pratico. Invito a non fidarvi di tante persone, che siate minorenni o maggiorenni. E infatti io per esempio quando ho conosciuto te, ago, no, io mi sono sentita fortunata perché ho detto è una persona che magari se resta con me non finisce in mano a gente che gli fa fare cose stupide o cose pericolose. Lo stesso dico di chi pratica cartomanzia ritualistica semplicemente per truffare gli altri, quindi non la sanno magari neanche praticare più di tanto. Affannata perché perdo il respiro come se mi paralizzassero i polmoni. In trance dove il mio corpo si blocca, non respiro. Esatto, e devi. Perché devi imparare un po' a gestire la fase di lascio e di rientro, no? Dal tuo corpo è quello che ti porta a queste sensazioni. Lo so perché ci sono passata tante volte anche io e tuttora, ancora oggi ci passo, eh. Molto con il terzo occhio, ma se riesci ad entrare in meditazione profonda, in trance profonda, è proprio la tua anima che si distacca. Quindi a quel punto sei proprio tu che vai in astrale. Quindi il tuo corpo resta lì, ma la tua anima sta fuori. Francesca, resta zen, resta zen. Io ragazzi spero a settembre di traslocare perché se migliora la linea internet faccio una live qua e altre su YouTube, così state, se avete YouTube vi invito tantissimo a seguirmi lì, così magari molte live le facciamo lì e siamo tranquille.
in un fascio di luce multicolore che sembrava scompormi e non riusciva a rientrare. Esatto, allora sei stata in astrale. Esatto. Come se venissi catapultato nel mio corpo. Sono sensazioni normalissime, perché voi state liberando la vostra anima da quello che, passatemi il termine, una prigione, che è quella del nostro corpo, quindi la parte umana. E tenete presente, non c'è un modo nello specifico, c'è tanta concentrazione principalmente per poter rientrare, no? All'interno del proprio corpo. So che sembra fantascienza, sembra fantasy, per questo dico, raccontarlo è difficile, praticarlo è un'altra questione. C'è tanta concentrazione per rientrare, serve tanta energia e tanta concentrazione, almeno per me, per rientrare, quindi il visualizzarmi e rientrare. Molto fa anche appunto la ragione, l'intelletto, la testa, quindi essere consapevole e guidarti durante quell'esperienza, altrimenti vai in balia delle energie, e dopo non riesci. Non è che rimane intrappolato lì, non succede, però hai molta più difficoltà. Quindi hai appunto queste sensazioni spiacevoli prolungate. Diciamo è questo principalmente. E lo ritroviamo in molti testi anche antichi, no? C'erano in alcuni, ecco, ma mi avete fatto ricordare, no? Quando si parlava di trucco, poi ne parleremo anche di anche antichi, no? C'erano in alcuni, ecco, ma mi avete fatto ricordare, no? Quando si parlava di trucco, poi ne parleremo anche più avanti, ricordatemelo. A molti, anche per esempio Celti, ma non solo, avevano dei tipi di trucchi che facevano sul viso, sul corpo, soprattutto i druidi, ma anche i guerrieri. Perché avevano un uso propiziatorio ritualistico, facevano sul viso, sul corpo, soprattutto i druidi, ma anche i guerrieri, perché avevano un uso propiziatorio ritualistico, terrore pure, puro, esatto, terrore puro perché è un qualcosa che non riesci a gestire, quindi hai ansia, però stai tranquillo che poi ci rientri lo stesso, solo che magari. Se trovi una tua tecnica, riuscite, se trovate una vostra tecnica, riuscite a padroneggiarla e quindi questa sensazione avviene sempre più raramente. Altrimenti ci rientri, ma è una sensazione un po' scombussolante di panico, come quando hai appunto le paralisi del sonno. Ok? Mi capita quando, per esempio, sento una sensazione minacciosa, vero? Vero? Ma perché, ragazzi, effettivamente è così, è come se si inserisse male la spina, ok? Dovete, sì, ma l'importante è che voi iniziate a razionalizzare la cosa, quindi non vi fate prendere dal panico, razionalizzate e piano piano ci rientrate. In realtà, allora, io l'iniziazione ad Ecate l'ho fatta io, perché quando iniziai questo mio percorso mi sentivo molto, molto attratta da lei come figura di divinità e quindi feci proprio una mia iniziazione, una mia consacrazione, diciamo così, ad Ecate. E successivamente non è che ci lavoravo proprio, la tenevo appunto come punto di riferimento, come divinità da, passatemi il termine, da venerare. Successivamente in meditazione appunto mi è capitato di avere delle immagini, delle situazioni in cui c'era lei con il quale dovevo lavorare. Per lavorare con lei dovevo appunto fare un'iniziazione. Fatta l'iniziazione ho imparato poi tramite lei a de tante 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 cose, anche a livello ritualistico. Ecate è un po' come Lilith, ma soprattutto Ecate è un'insegnante molto tosta, ragazzi. Lavorare con lei ti sa fare apprendere tante cose, però è dura. Ti mette davanti a delle situazioni molto toste, pratiche molto toste, però dopo esci cambiato. Quando finisci di lavorare con lei esci cambiato. Quindi diciamo che è stata più lei poi a un certo punto entrare, se così si può dire, in contatto con me, perché dovevo lavorare su degli aspetti del mio percepire il culto, percepire l'essere pagano, l'essere appartenente alla vecchia religione e la ritualistica. C'erano cose che sbagliavo a fare, sbagliavo a praticare, sbagliavo a credere e lei mi ha canzonata per bene. Mi ha strigliata per bene in questo mio percorso, però bisogna studiare tanto, perché non c'è una materia meno importante di un'altra. Mi ha strigliata per bene in questo mio percorso, però bisogna studiare tanto, perché non c'è una materia meno importante di un'altra. Sto facendomi un invito. Se riprende la live, sempre se si ripiglia.
Portatrice di luce, esatto, poi c'è la chiave dei tre mondi, ragazzi, Ecate è fantastica come divinità. E io vi invito a entrare nel gruppo libero di Telegram, dove siamo una grande famiglia che sta crescendo, parliamo un po' di tutto, quindi facciamo sia quattro chiacchiere, ma anche appunto di questi temi qui. Telegram, dove siamo una grande famiglia che sta crescendo, parliamo un po' di tutto, quindi facciamo sia quattro chiacchiere, ma anche appunto di questi temi qui. Oltre che sto portando dei video. Oltre che a star portando dei video nello specifico su YouTube, arriveranno presto anche delle live, oltre a quelle di Volta alla Carta sul canale di Vox. Quindi vi invito a seguirmi perché vorrei concentrarmi molto anche su YouTube, cioè non che elimino TikTok assolutamente, però vorrei integrare molto YouTube. Quindi ecco, vi invito a seguirmi molto anche lì. Dopodiché vi ricordo c'è lo shop di Volta alla Carta, che se vi va ha tantissimi contenuti diversi con il logo Volta alla Carta, che è appunto un salottino che portiamo il martedì e il venerdì dalle 6 alle 7 e mezza con il grandissimo Vox Populi che vi invito a seguire. Esatto, YouTube va molto meglio, sì ragazzi, perché YouTube tutela molto di più i creators, tutela molto di più le live, i contenuti, chi partecipa alle live nel rullo, quindi è molto più fattibile, ecco, rispetto a, vedete, cioè, basta una segnalazione e vi crea 350.000 danni TikTok, e mi dispiace che anche voi poi restate schiattati in corpo durante le live, parliamoci chiaro. Quindi ecco, vi dicevo, se volete seguitemi anche là, seguite anche Vox Populi, seguite appunto questo shop, trovate i link nei miei ultimi video che sto pubblicando, sia qui su TikTok, trovate i link anche su YouTube, ogni video di YouTube c'ha in fondo a tutto alla bio c'ha il link, così come anche su Instagram e Facebook, quindi mi raccomando. E poi fatemi sapere se comprate qualcosa e diventate team Volta alla Carta. E a breve arriverà anche il mio mazzo di tarocchi, quindi restate sintonizzati che poi arriverà il famoso annuncio dove vi spiegherò, sia io che grazie anche all'aiuto di Vox, come acquistare questi prodotti. Io vi aspetto domani, se tutto va bene, dalle 3 alle 4, 4 e mezzo con la live di tarocchi e poi dalle 6 alle 7 e mezza con la live di Volta alla Carta su YouTube. Vi do un abbraccio grandissimo, se vi va abbonatevi al canale, aggiungetevi a Telegram e vi do un bacione grandissimo. Ciao ragazzi!